Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi è domenica 24 novembre, siamo appena tornate da fare la nostra consueta spesa e vi faccio vedere quello che abbiamo acquistato. Però prima di iniziare volevo dirvi, dunque questa è la sorella, questa maglia è la sorella dell'altra che mi avete visto in un video, in uno degli ultimi video, dove mi avete fatto i complimenti che vi è piaciuta tantissimo. Questa è di tre colori, 3-4 colori, verde, blu, bianca e gialla, sempre corta, ma neanche tanto, e l'ho acquistata sempre dai cinesi, visto che mi era piaciuto tanto l'altra maglia, ci sono tornata e l'ho acquistata anche di questo colore. L'ho presa l'anno scorso. Quindi iniziamo con il video. Vi faccio vedere prima i freschi. Noi andiamo sempre al Conad. Allora, ho acquistato questa confezione di grana padano, 16 mesi, oltre 16 mesi, a 3 euro e qualcosa. Se sentite un rumore è il mio gattone che si fa le unghiette. Poi ho preso 1,19 euro, alcuni prezzi me li ricordo, altri se trovo lo scontrino ve li faccio vedere. La Gran Soresina della latteria Soresina, 1,19 euro, ce l'ho già grattugiato per quando faccio le polpette. Poi abbiamo preso questo contorno misto grigliato, sempre senza le... no, questo è con le patate, mi sono sbagliata. Comunque ha patate, zucchine, melanzane e peperoni. Poi le mie solite coccole della Bonduelle, ho voluto prendere quella con i broccoli e le carote. Mi piacciono tutte, ma queste sono quelle che adoro di più. Anche a mia figlia mi sono piaciute. Ho preso una confezione da due di burger di soia, questa in offerta 1,99 euro, scusate, della linea vegana, proprio della Conad. Volevo uscire. Allora, il macinato di pollo per fare le polpette. Mia figlia va matta per le mie polpette. Poi una confezione di fettine scelte di scottona. Queste sono le sottili, anzi due, sapete che io non le mangio, sono per i miei. Poi ho voluto prendere, perché adesso sono abbastanza avvicinabili come prezzo, perché sennò costano come l'oro, una confezione da 4 di cachi a 1,99 euro, che io adoro mangiare con il pane. Mia mamma me l'ha sempre data con il pane quando ero piccola. Quindi io proprio pranzo o ceno con una bella fetta di pane, gli metto quelli sopra schiacciati in modo che proprio il sughino venga assorbito dal pane. E ci pranzo, buono, buono, buono. Che cosa avrò preso? Secondo me lo sapete. Voilà! Confezione di cuore di iceberg, non una, non due. Tre confezioni di insalata cuori di iceberg. Mi piacerebbe acquistarne dell'altra, cioè un altro tipo, ma mia figlia ama solo quella. Poi ho preso un'altra confezione di yogurt di soia, il Soya San, questa volta al mirtillo. La settimana scorsa le ho presi tre, con il limone, che è quello che io amo di più. Non l'ho mai provata con il mirtillo, voglio provare. L'ho trovato in offerta 99 centesimi, quindi un ottimo prezzo. Poi ho preso, che erano in offerta a 1,99 euro invece di 2,99 euro, due confezioni ne ho prese di burger vegetale di Valsoia. Intanto c'è il mio gatto che mi guarda per dire: "Datti una mossa che io ho già fame". Un attimo, moglie mia, quindi non chiedo a te. Ho preso anche tanta pappina per te. Poi ho preso due confezioni di cotolette, sempre 1,99 euro. E la prima busta è Ita! Allora, metto a posto queste cose, se no mi si scongelano, e vado avanti con la spesa. Sono tornata, andiamo avanti con la spesa. Ho preso una confezione di questi cornetti con l'albicocca della linea Misura. Penso che sia una linea nuova, non lo so. Questi sono senza latte e senza uova. Vengono su 2,30 euro. Li voglio provare perché comunque a me piacciono tantissimo. Vi ripeto, adesso essendo abbastanza di corsa, ogni tanto mi piace mangiare una di questo con questa con il cappuccino.
Poi ho preso una confezione di biscotti magretti, questi qui sono con orzo e mais, con il 75% in meno di grassi saturi e il 40% in meno di grassi. Questi e anche i cracker me li dava sempre la nutrizionista, perché diceva appunto che avevano meno grassi e quindi li ho riacquistati. Poi abbiamo preso una confezione di pasta tortiglioni senza glutine, perché appunto mio marito sta facendo una dieta a base di prodotti senza glutine, ma anche mia figlia ci piace tantissimo, ogni tanto ci disintossichiamo e stiamo molto meglio, anche lui sta benissimo. Una confezione di biscotti della Conad senza glutine con gocce di cioccolato e sono dei frullini. Confezione che non può mai mancare, 1,19 € del riso basmati, questo ci piace a tutti, famiglia piace a tutti. Ho trovato in offerta a 1 € e qualcosa, non mi ricordo, la linea del Conad, la linea bio, aveva tanti gusti, c'era questo qui alla mandorla, riso, soia e riso. Io ho voluto prendere questo con la mandorla perché mi piace tantissimo e quindi ho acquistato quello. Una confezione, sempre anche questa in offerta se trovassi lo scontrino, dei piselli finissimi della Bonduelle, ci stanno piacendo molto, sia da mettere nella pasta come pasta e pisello, anche come condimento nella carne, tipo le scaloppine, mettergli un po' di pisellini vicino, e piace molto. Anche questa è andata. Andiamo avanti con la prossima. Ragazzi, andiamo lì per comprare due cose, è possibile che, cioè, spendiamo sempre dai 100, 110, vabbè stiamo bene tutta la settimana, però. Allora, per il mio cagnolone, così, i croccantini suoi preferiti della Purina One, i mini, ha sentito il rumore, è qui che fiambetta. E abbiamo preso questi. Poi, un'altra confezione di pasta, scusate il rumore, della Conad, sempre penne senza glutine. Un'altra confezione di biscotti, ne ho altri due, ma mio marito sembra che non bastino mai. Un'altra confezione di biscotti, sempre della linea Conad, sempre senza glutine, al cacao con gocce di cioccolato. Buoni questi. Una confezione di pane senza glutine della linea Conad, sono già fettine, quindi molto comode. Due confezioni di marmellatine della Hero, le light, che le utilizza mia figlia per fare colazione, alla ciliegia e una all'albicocca, quindi sono monodose e così lei si regola bene. Un pacchettino di premietti per il mio cagnolino, che questi qui li adora tantissimo. Una confezione a 2,39 € di birra senza glutine per mio marito, che la beve quando prendiamo la pizza. A volte la faccio anche io in casa, ma raramente, perché mi viene una cosa così lievita tutta. Bisogna che qualcuno di voi mi diciate una buona ricetta per la pizza, che non sia pesante, che non mi lieviti, perché mio marito fa uno stress pazzesco. Poi una confezione di latte, lo scremato, con 0,1% di grassi. Una confezione, ho voluto cambiare questa volta, invece di prendere il pane di segale, ho voluto prendere questo, che è il pane multicereali, sempre fatto a fettine, e così tagliamo un tanto. Altre due birre, perché queste non devono mai mancare, sempre senza glutine per mio marito, la Tennens, non lo so, non conosco, non mi è stata mai presentata. Poi l'alluminio, che l'avevo finito, ho preso gli 8 metri perché ci vuole un mutuo per comprare l'alluminio, questo l'ho pagato 1,90 € mi sembra, non è quanto costa. Due dentifrici ho preso per me e mia figlia, la Z White in offerta a 1,90 € che questo mi sembra, mio marito invece usa l'Elmex perché ha sensibilità nei denti.
Spazzolini per mio marito, questi qui, anche se dobbiamo riacquistare quello elettrico perché il nostro si è rotto, ma vogliamo prendere quello della Philips. Guardiamo un attimo quando va in offerta, perché lo spazzolino, ricordate, ci vuole elettrico, non manuale. Un pacco di carta igienica, questa è la linea Eco. E ho acquistato questo detergente per pulirmi il viso, era in offerta a 4 euro a qualcosa, non mi ricordo un prezzo, della Garnier, la linea Bio. Lo provo, non l'ho mai utilizzato, dice gel detergente detox, olio essenziale biologico di lemongrass. Acqua di fiordaliso biologica, pelle da normale a miste. Io ce l'ho secca, ci ho preso subito. Benissimo. Comunque, questo qui. E un'altra busta è andata. L'altra, ovviamente, ce l'ho qua in fondo. Sicuro faccio cadere tutto. Allora, abbiamo preso uno scolapasta, questo qui me lo ricordo viene 2,50 euro, ecco qui lo scontrino, perché il mio non so come mai è diventato giallo, a parte che era vecchissimo, quindi l'ho voluto sostituire. Ah, si è preso dell'altra birra. Ah, scusa che è in offerta, vabbè, un'altra confezione di birra. Quando lo perdo? Perché io devo stare vicino, lui dice di me, ma io ho bisogno che gli stia vicino, perché qui. Ok, poi un'altra confezione di merendine senza glutine, perché abbiamo paura di rimanere senza mangiare. Un'altra confezione di pane senza glutine. Una confezione di uova, finalmente qualcosa di normale, di uova da allevamento a terra, di galline ovviamente allevate a terra. Quindi queste ne mangiamo abbastanza. Poi ho voluto prendere, so che non fa bene, lo so, ho preso questo risotto alla zucca, l'ho preso perché domani faccio un orario bestiale a lavorare, quindi sicuramente mi sveglio presto, avete visto io cosa faccio quando vado a lavorare presto, e ho detto mi faccio una cosa veloce veloce, intanto che pulisco, e ho voluto provare questo risotto alla zucca del Conad e viene sui 90 centesimi, quindi neanche tanto. Una confezione di banane, ho il caos, una confezione di aceto di vino perché avete visto che lo utilizzo tantissimo per pulire, e quindi la mia che ho è quasi terminata e ne ho voluto prendere un'altra. E infine, ragazzi, ho trovato a 1,09 € in offerta il Lenor, è la confezione piccola, eh. È quello da 26 lavaggi, ma questa colorazione qui non l'avevo mai vista. È con ambra e fiori di gardenia. L'apriamo insieme così sentiamo la profumazione. Buonissima, buona veramente. Non vedo l'ora di provarla per vedere se rimane come color oro, quello alla vaniglia, che sapete che per me è il migliore. L'ho voluto prendere per provarlo. Poi abbiamo quasi finito. Ho preso a 9,90 € questo kit della Swiffer, cioè il bastone e 8 pannetti, perché io ne ho già uno, ma mi si è rotto proprio il mio cagnolino, mi si è rotto questo pezzettino dove si blocca il pannetto, perché io ci pulisco i muri, ci pulisco il giorno, magari vi farò vedere anche il vetro di quella finestra particolare che vi farò vedere, arrivo subito, il mio cane se non smette. Allora, eccomi tornata, ragazzi. Ho aperto il mio cagnolino perché è un po' sciocchino, nel senso che io ho due porte a finestre nella cucina, lo sapete. Una l'ho tenuta aperta in modo che loro escano, anche perché ci sono 17 gradi, quindi si sta bene, e l'altra che ho qui è chiusa. Quindi lui ha fatto il giro, si è trovato la finestra chiusa e ha iniziato ad abbaiare. Non si ricordava che l'altra era aperta, comunque gli ho aperto e adesso è lì che si mangia il sussicino, il mio amore. Allora, il video finisce qui, però prima di salutarvi voglio salutare, scusate il giro di parole, una persona, siete tutte stupende, favolose, piano piano vi saluterò tutte, è una promessa, ma adesso saluto, scusa se leggo, ma ho una memoria pazzesca, Vanna Maiello, che è una persona stupenda,
mi scrive sempre sotto ad ogni video dei commenti favolosi e io veramente, ragazzi, non so come ringraziarvi. Spero un giorno magari di riuscire ad incontrarvi, magari, ma sarà un po' impossibile perché abitiamo tutti in posti diversissimi, però chissà, io la speranza da parte mia non muore mai. Quindi Vanna, ti ringrazio, ti mando un bacione enorme, ma enorme, 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 ti ringrazio, scusami, ma ti ringrazio per le parole stupende che mi scrivi sempre, grazie, grazie mille tesoro. Ok, il video quindi finisce qui, io vi mando un bacione grande anche a tutti voi e se vi va ci vediamo al prossimo video, ciao!